Giosuè fa la battaglia di Aialon. Ma questo non occorre che sia Dio a dirmelo, lo vedo. L'autore non fa altro che scrivere quello che vede. È un'esperienza storica. Questa è ispirata. E quando Gesù dice quella frase, e l'Evangelista la scrive, quella è ispirata. Allora cominciamo a capire che ispirazione e rivelazione non si identificano. Tutto ciò che è rivelato è ispirato, ma non tutto ciò che è ispirato è rivelato. No, basta un po' di elasticità, un po' di velocità, ma con calma, un passettino alla volta, se no si rompe il cavallotto delle bracche. Velocemente andiamo a quest'altro piccolo episodio. Siamo al capitolo terzo del libro dell'Esodo. È il capitolo famoso in cui Mosè, ormai cacciato dalla corte egiziana, perché cacciato. Lui è fuggito perché è omicida. Non dimenticatelo mai. Dio sceglie un omicida per fondare il suo popolo. Da Dio. C'è una barzelletta che dice così, che il Padre Eterno nel 33 d.C. dice agli angeli, preparate tutto, dice, perché sta per arrivare mio figlio. Lo ammazzeranno e quindi tornerà su. E là tutto sto preparativo. Passa il 33, non viene. Passa il 34, non viene. 35, 36, 40, 50, 60. 70, 100, arriva un vecchietto, dice aprite, come aprite? Si dice sono Gesù, come sei Gesù? Noi lo aspettavamo nel 33, siamo nel 100. Giuda si è pentito all'ultimo momento, prima di tradirmi. Tirate via Giuda dalla storia della salvezza, che vi resta? Quello che mi inquieta è che parecchi mistici hanno detto di aver visto Giuda in paradiso. Sarebbe una bella sorpresa. L'ultima è Caterina Emmerich. Dice, l'ho visto. Non me lo chiedere perché io non sono Caterina Emmerich e non ho mai verificato se diceva balle o diceva la verità, perché non è compito mio questo. Non lo so. Però non è l'unica. E questo fa riflettere. Io non sono molto adatto a fare questi ragionamenti, ma ve ne faccio uno dove ho una certa competenza. Nel Nuovo Testamento Giuda non viene mai condannato. Viene sempre condannato ciò che ha fatto. Sempre ciò che ha fatto. Tradimento è condannato, ma la persona di Giuda no. E a un certo momento, negli Atti degli Apostoli, è interessante, in un discorso di Pietro, Pietro fa una sparata a cui stranamente nessuno bada. Né papa, né vescovi, né cardinali, né parroci, né cristiani. Dove lui dice che Gesù è stato condannato perché non sapevano. Se c'è piena libertà ma non c'è consapevolezza è finita. Dove sta la colpa? Cucù. Ma lo dice con chiarezza.
Questa è parola di Dio. Tutto il resto è preconcetto. Se venite qui la seconda domenica di dicembre, di gennaio, preparatevi a queste botte sui denti. Perché non è colpa mia se è scritto. Dopo il tradimento. Dopo il tradimento. E si è suicidato. Ma senz'altro la barzelletta però diceva che si era pentito prima di tradirlo. Ricordatevi che Gesù l'ha ripetuto, non giudicate. Giudicate le azioni. Gesù, con il suo modo di fare, ci mostra che vanno giudicate le azioni, non le persone. Quando li girano i 5 minuti, dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E li sistema tutti. Voi avete voluto identificare la persona con l'errore che ha fatto? Questo è il vostro metro? Bene, adesso vi incastro. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Gesù come mette a KO queste persone? Adoperando il loro metodo. Dice: se io adopero il vostro metodo, le cose si impostano così. Prego. Secondo me il Giuda si merita il paradiso, ma il secondo me. Lida, tu sai che il secondo me non è un argomento. Io rispetto la tua sensibilità fino in fondo, mi piace quello che hai detto, ma ci devi convincere. E quindi ci devi dimostrare che questo ragionamento è giusto. Ora, quando si fa una tesi di laurea, o si documentano le affermazioni o si dimostrano le affermazioni. Capite perché all'università mi chiamano il professor 30%? Perché li boccio. Il 30. Se boccio il 70, boccio me stesso. E uno non può volersi male. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto. Egitto, mio popolo. Mio popolo, Egitto. Notate? Questa espressione in cui la parola popolo e la parola Egitto sono associati. Uno, due, tre. Quando voi trovate questa sequenza, 1, 2, 3, qual è in genere la parte più importante? La B. Avevo capito la prima. E allora questa è la parte più importante. Notate che Dio non dice a Mosè: gli ebrei sono un popolo che mi ha fatto le novene, i tridui, i bidui, le processioni, i pellegrinaggi, le messe, i rosari. Dice: ho osservato, io ho osservato. Io ho visto. Questa è tutto il punto A. E nel punto A
Dio ha osservato la miseria e ha visto come gli egiziani li opprimono. Per l'amor di Dio ha udito anche il grido. Ma il grido non è preghiera nel nostro schema mentale. Uno ti dà una frustata, tu urli. E lui ha sentito questo urlo. Perché questo grido non è la preghiera di chi urla «Dio aiutami», ma è il grido a causa dei suoi sovrintendenti. Sono le pacche sulle spalle, ma non da amico, da aguzzino. E quindi conosco le sue sofferenze. Niente bidui, niente tridui, niente novene, niente pellegrinaggi, niente rosari, niente messe, niente niente. C'è solo la sofferenza di questo popolo e lui la vede. Sono sceso. L'obiettivo, per liberarlo. Eh sì, la libertà spirituale è grande. No, non è la libertà spirituale, è la libertà dal potere dell'Egitto. È la libertà personale, politica, culturale, è la libertà dall'Egitto. Cosa c'è di trascendente? Se io vi dicessi, guardate che Gesù è venuto per liberarci dalla morte, punto. La morte è un fatto biologico, sì o no? Non è solo quello. Ma non è una questione di 1 uguale a 3, un mistero. Sì, la morte è un mistero perché non la conosciamo. Ma il problema non riguarda la trascendenza. Riguarda la nostra carnalità che se ne va. E Cristo ci ha detto, cucù, non prendete paura. La morte è una porta, non è una stanza. Tu entri nella morte e dici resti, no, è solo una porta, passi da una situazione ad un'altra. Lui ci ha liberati dalla morte, voi dite come? Paolo lo spiega, ma bisogna leggere Paolo. La parola redemptio, empsio in latino vuol dire compera, redemptio è una compera particolare. Tu sei schiavo, io sono ricco, io vado dal tuo padrone, gli do i soldini per te e poi ti dico sei libero. Questa operazione è la redemptio, la politrosis. E Paolo lo dice. Noi eravamo schiavi, c'è la sequenza. La cosa che si vede immediatamente è il peccato. Dietro al peccato c'è la morte, dietro c'è il demonio. Cristo ci ha liberati dal peccato e spesso noi preti lo diciamo. E sbagliamo perché siamo incompleti. Perché il peccato è la parte esterna, è la pelle della morte. Ma la morte vive perché c'è un cuore pulsante che si chiama demonio. Cristo è andato dal demonio e ha fatto affari. E gli ha detto, gli uomini sono tuoi? Sì. Tiè, adesso sono miei. E paga. Questa è la redenzio. Capite che non c'è tantissimo di trascendentale. Perché la morte è un fatto biologico. Non è solo quello, abbiamo detto, chiaro. Ma Cristo ci ha liberati da questo. Ecco il grido. Ho osservato, ho visto. Grido, grido. Il segmento A è un segmento chiastico. Una X. Tutto quanto sta dentro lì.
parte centrale fa uscire dall'Egitto il mio popolo. È lui che vuole liberarlo, ma il miracolo lo fa attraverso un uomo che si chiama Mosè. Un omicida e un balbuziente. Proprio il massimo per fare il leader. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Anche qui è un fatto, un episodio storico. Notate che Mosè non dice: Signore, grazie, quale onore che hai scelto me. Questa è la nostra mentalità, figli di una ideologia. Questo invece va al concreto. Dice: io chi sono per andare dal faraone e far uscire? Cioè, non ho nessun potere, sono un capraio. Infatti lui stava pascolando le pecore dietro quando Dio gli appare nel roveto. Risposta: Dominus vobiscum. Questo sta dicendo, O meglio, il prete, quando dice in assemblea liturgica «Do il Signore sia con voi», sta dicendo questo. Sta rinnovando questa promessa di Dio per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha una chiamata particolare. Noi abbiamo tutti una missione. Il guaio è che non sappiamo quale. Per questo siamo chiamati a fare bene tutto. Perché dentro a questo tutto c'è anche la nostra missione. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Per finire il suo capito detto, quando noi siamo venga al tuo regno, vuol dire questo, quindi, fammi strumento della tua volontà. Anche. Ma sarebbe meglio dire fammi strumento di quella tua volontà che vuole me partecipe nel costruire una buona fine del mondo. Anche dire il Padre nostro diventa un'impresa dopo. Ma è giusto saperlo. Perché noi abbiamo talmente allontanato dalle nostre riflessioni la morte, svuotando il cristianesimo. Perché il cristianesimo, qual è la bella notizia del cristianesimo? Che la morte è una porta, non è una stanza. Ma quando mai noi affrontiamo queste tematiche? Neanche il giorno dei santi, neanche il giorno dei morti, neanche durante il funerale di qualcuno. Perché la scivolata qual è? Quello di parlare bene del defunto, che è una cosa giusta. Ma parla bene di lui dentro un'ottica di quel tipo. Non fare solo il panegirico. Amici miei, sono le 11:34. Leggiamo solo e unicamente questo brano e poi ce ne andiamo. Perché questo brano era il climax, come dicono i latini, cioè il punto più alto di questa strada che stavamo percorrendo. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi erano più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone e non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi, ti pareva, biblisti sti qua. E pensavano in cuor loro, e pensavano giusto,
Perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ragionavano in maniera perfetta. Il loro problema qual era? Lo schema rigido. Lui non può essere Dio. Ma il loro ragionamento è impeccabile, perché questo dice la Scrittura. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Mi sta rimproverando?» No, sta mettendo una domanda. Cioè, qual è il motivo? Risposta: «Tu non puoi essere Dio». Controrisposta: «Questo è uno schema rigido. Adesso vi dimostro che io sono Dio». Che cos'è più facile dire? Che cos'è più facile? Dire al paralitico «ti sono perdonati i peccati» oppure dire «alzati, prendi la tua barella e cammina»? Dice «perdonare i peccati» sembra una parola. Alzare sto qua dal letto e fare in modo che cammini è una dimostrazione. Che cos'è più facile? E allora lui dice, ora, quindi spiega quello che sta per fare, questa è la parola che spiega l'azione. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire questo. Traduciamo in linguaggio nostro. Ora, perché sappiate che io sono Dio, questo sta dicendo qui. Dico a te, disse il paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. Quindi chi è testimone del miracolo? Tutti. Si radunarono tante persone. Tutti videro. Tutti le tante persone si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla. Ma loro cosa hanno guardato? L'esterno, il miracolo. Gesù invece è capace di, è lo stesso verbo, eh? C'è un gioco in questo testo che è una meraviglia. Io vi avevo preparato questo schema proprio per lavorare, come si suol dire, lavorare un momento con voi. È un modo di raccontare che Marco ha, che è una meraviglia. Vedete come è organizzato il testo. Voi avete il punto A, che sarebbe il primo, cioè sarebbe questo. Questo e questo. Questo è il punto A. Questo è il punto B. E questo invece è il punto C, o A primo. Perché ripete gli stessi elementi dell'inizio. Entrò, il verbo è eis ercomai. E qui noi abbiamo ex ercomai. Stesso verbo. Krabaton, la barella. Krabaton, la barella. Idon, da orao. Eccolo qua. Eidomen. Notate? È studiato questo testo. Per cui l'Evangelista dice, questo è solo introduzione. Questa parte rossa è solo introduzione.
Questa parte rossa è solo conclusione. Ciò che è importante è dal 6 all'11. Disse al paralitico, dire al paralitico. E poi avete questo giochetto di ripetizione. Perdonare i peccati, perdonare i peccati, bestemmia. Pensavano tra sé, perché pensate queste cose nel vostro cuore? Questo è il dialogo iniziale fra Gesù e gli scribi e i biblisti di allora, e qui invece c'è il miracolo. Ma questa è la parte centrale del testo, dal 6 all'11. Da qui a qua. Questo è ciò che interessa. Tutto il resto è cornice. Arrivederci. Ci vediamo la seconda domenica di dicembre.